Dagli studi di Deus Slap di Bedano, vi diamo il benvenuto al corso di conduzione televisiva. Oggi presenteremo la nostra docente di conduzione televisiva, di standing, di dizione e non solo. Questa docente non è una persona qualunque, è una persona speciale, sia per la carriera professionale che ha avuto, sia per la sua carriera artistica, ma è oltretutto anche una persona che ha fatto delle scelte di vita molto importanti. Diamo il benvenuto a Tania Zamparo. Buongiorno, ciao a tutti, ciao Marco, grazie Ciao. per questa presentazione fantastica, mi hai messo un po' di pressione, devo dire, perché mi hai presentata in maniera davvero Ma sei importante. abituata alla pressione, giusto? Sì, sono abituata, questo è vero. Perché Tania è abituata alla pressione? È abituata perché lei ha lavorato nel mondo dello sport, giusto? Sì, ho lavorato nel mondo dello sport, sono una giornalista sportiva, ho lavorato tantissimi anni a Sky, mi occupavo prima del telegiornale sportivo e poi mi sono specializzata nel rugby. E quindi sì, lo sport, l'azione, la diretta sono la mia specialità. Ecco, cosa vuol dire per, come dire, una giornalista? Essere nel mondo dello sport per essere una giornalista donna, c'è differenza o non c'è differenza? C'è sicuramente differenza perché è ovvio che ci si aspetta che le donne non sappiano dello sport tutto quello che sanno gli uomini, per cui le si ascolta con un po' di Diffidenza, diffidenza, diciamo diffidenza, così, sì. sì, per cui ti devi conquistare i tuoi spazi. E poi naturalmente è un mondo fatto quasi soprattutto di uomini, per Chiaro. cui l'immagine è importante. Paradossalmente criticano le donne, però vogliono vedere le donne in video perché comunque fa Ecco. piacere vedere una donna e non soltanto uomini anche in questo mondo. Esatto. Allora, nel nostro corso, Tania, tu cosa farai? Racconterai, non solo come si sta davanti a una telecamera, come si sta davanti a una macchina da presa, come si conduce una diretta, ma fondamentalmente insegnerai anche dal punto di vista psicologico come si gestiscono le pressioni, come si gestisce lo stress, come in qualche modo si può essere uomini o donne, ovviamente, e professionisti nello stesso momento, nello stesso luogo, nello svolgimento della funzione, giusto? Ecco, Giusto, faremo ecco. questo e poi tante altre cose che sono belle, fondamentali, importanti da imparare per diventare dei bravi conduttori o magari trovare la propria strada come giornalisti televisivi o in altri campi della televisione, ma impareremo anche delle cose che sono importanti magari nella nostra vita quotidiana perché possono essere utilizzate anche nel momento in cui si deve parlare in pubblico per lavoro, per Certo, esempio, o ci si deve giustissimo. presentare al meglio per un appuntamento di lavoro. Molto, molto giusto. Quindi ricordiamo ai nostri diciamo, corsisti, futuri corsisti, che il corso di conduzione televisiva non ha soltanto un impatto, come dire, per chi vuole fare poi il conduttore televisivo, ma può avere un'utilità anche nella vita lavorativa, nella vita privata, perché sapersi presentare, saper presentare, saper gestire anche lo stress e saper improvvisare una situazione non prevista è comunque una tecnica che può essere sempre utile nella vita. Esatto, e anche parlare, imparare a parlare, imparare a A scandire. scandire, esatto, diciamo così, a scandire, articolare bene le parole di modo da avere un modo di parlare chiaro e è sicuramente importante in qualsiasi momento della nostra vita. Ecco, allora il giornalista, il conduttore televisivo è una persona che insegna e impara a capire e a farsi capire. Questi sono gli elementi fondamentali. Se un conduttore non capisce, non può farsi capire. Prima di tutto deve quindi ascoltare il proprio interlocutore. Quante volte, Tania, assistiamo a dei giornalisti che fanno le domande a tappeto e non ascoltano le risposte dell'intervistato? Ti sarà capitato di vedere dei colleghi che fanno così. Sì, Noi assolutamente. ovviamente non lo faremo. Noi aiuteremo i nostri corsisti a capire prima di tutto e a farsi capire poi in seconda battuta. Esatto. Perfetto. Io volevo ringraziarti perché è una bellissima iniziativa che mi dà la possibilità di iniziare un'avventura nuova in questo campo e spero davvero di essere utile a tutti quanti i ragazzi e E non giovani e solo, meno, e e non non solo. solo, che Esatto. decideranno di fare il corso. Noi ne siamo certissimi,
per quello che ti abbiamo chiamato e abbiamo accettato di entrare con te in questo progetto, ne siamo veramente orgogliosi e quindi diamo il benvenuto a Tania e a tutte le persone che vorranno essere con noi in questo progetto di conduzione televisiva. Tania, posso stringerti la mano? Assolutamente sì. Benissimo, benvenuta tra noi. Grazie. A prestissimo. Bene, dagli studi di Videos Slap è tutto e al prossimo docente o al prossimo corsista.